non è altro che anticipazione di scienza. Cioè, attraverso la fantascienza ci viene raccontato ciò che sarà, ma ci viene raccontato in quel modo, in modo che noi cominciamo a sentirlo, a metabolizzarlo, ma tanto sì, è fantascienza, ma intanto ci entra dentro. Chi ricorda Star Trek, ma lo ricorda, sa che 35 anni fa, insomma, avevano tutta la tecnologia che abbiamo noi adesso, tutta, tutta, compreso il teletrasporto, che è già stato anche brevettato, per adesso sono particelle, ma ormai ci siamo. 19 settembre 2000, chi si ricorda Spock? Vulcaniano. Anche Star Wars. 19 settembre 2018. Rai News. Esiste davvero il pianeta Vulcano del dottor Spock. Ruota attorno alla stella 40 Eridani A, che è distante 16 anni luce dalla Terra. Ha una massa 8 volte superiore a quella della Terra e potrebbe sostenere forme di vita. Tutto questo è descritto sulla rivista della Società Astronomica Reale Inglese. Nella saga di Star Trek, il pianeta dei Vulcanianti è stato immaginato proprio intorno alla stella 40 Eridani A. Fa parte di un sistema di tre stelle, proprio come il sistema stellare del pianeta dei Vulcaniani. Cioè, chi ha inventato Star Trek non ha inventato niente. Sapeva benissimo. Ultimamente, non so se avete letto, sapete che è passato un enorme asteroide vicino, si potrebbe dire, al pianeta Terra, enorme. Un docente di Harvard, Abraham Lew, e il suo dottorato, cioè sono quello che ha fatto il dottorato con lui, sulla rivista astronomica, qui, di astrofisica, quindi attenzione, non l'hanno detto così mentre parlavano ad un Brindisi, ha scritto che quella poteva essere la vela solare di un'astronave aliena, pubblicato sulla rivista. Ora, voi sapete che per pubblicare sulle riviste scientifiche bisogna passare una serie di vagli. Sono due ebrei. Il rabbino cabalista Arye Ben-Hur ha detto che la vita è stata portata qui sulla Terra dal posto dove era, in un sistema a luce bianca, è stata impacchettata come una conserva e portata qui sulla Terra. Tutte queste cose le trovate nel libro, tutte documentate. L'altro rabbino della Bielorussia, Lightman, quando parla di Israele e disegna Israele nella sua radice, e lì c'è il disegno, c'è tutto. Israele è messo fuori dal sistema solare, perché dice la radice di Israele è da un'altra parte, poi Israele è stato portato qui per fare tutta una serie di cose all'interno dell'umanità. Cioè, se lo dicessi io, verrei internato. Lo dicono loro. Tra l'altro, il rabbino Arye Ben-Hur, chissà se sei. Arye Ben-Hur, io l'avevo citato, sì, certo. L'avevo citato in un paio di conferenze, siccome ci sono delle persone che, come dire, non fanno altro che hanno proprio come quello obiettivo, semplicemente quello sempre di mettere i bastoni fra le ruote, ma tanto sbagliano sempre, quindi va bene così, avevano scritto questo rabbino, dicendo: ah, ma c'è sto biglino che la cita, eccetera, 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 per mettermelo contro. 31 dicembre 2017. Buongiorno, signor Mauro Biglino. Mi hanno chiesto di contattarla. La persona che mi ha scritto conosce mia moglie da più di 40 anni, per questa ragione le scrivo. Il figlio di questa donna si chiama, non dico come per non creare problemi anche all'altro, quindi
Io sono Rab Profaghi Bengun, spero di poter leggere una sua mail, eccetera. Io gli ho scritto, lui mi risponde 2 gennaio 2018. Signor Mauro Bilino, ha visto le conferenze, la ringrazio di avermi nominato nelle sue conferenze e spero di essere un suo spettatore al più presto, così avrò modo di conoscerla. Il signor è un mio carissimo amico di famiglia, vive in New Mexico, vorrebbe contattarla per poter portare la sua parola anche in America. La prego, se il signor la contatterà, gli risponda. Io abito a Roma e mi dà il suo numero di telefono. E quindi andiamo avanti tranquilli, anche se ci sono quelle che si arrabbiano. Lasciamo che si arrabbino. C'erano delle domande, mi dicevi, avevo capito.